Ciao amici, come va? Benvenuti in questa nuova puntata dell'Officina Vegetale. Oggi per me è il 25 maggio, oggi pomeriggio è uscito alle 3 il video della gelata che c'è stata nell'orto. Stamattina sono andato a lavorare, a fare gli straordinari, perché oggi sarebbe festa qui in UK dal mio capo. E il berrettino, guardate come l'ho ridotto. Purtroppo ho fatto un sacco di lavori con il piccone, sono andato a scavare un solco lungo 100 metri lineari per un metro, tutto a mano, in circa 5 ore, diciamo, fondo più o meno 30 cm, mi sono abbastanza spaccato la schiena. Vi faccio anche vedere le scarpe, come le ho ridotte. Beh, intanto questo mettiamolo via perché guardate com'è ridotto. Parecchio sporco, devo andare a metterlo a lavare. A me piace un sacco questo cappellino bianco, non è di marca, non è niente, ma di bello, che porta una spilla della Lambretta, perché a me piacciono un sacco gli scooter italiani, soprattutto Vespa e Lambretta, che ho comprato quando sono andato in viaggio nello Yorkshire con Anna. E sono un po' affezionato, ecco, lo metterò a lavare. Adesso vi faccio vedere assolutamente le scarpe. Invece queste scarpe invece hanno 2 anni, vi faccio vedere quanti buchi hanno e come le ho ridotte dopo questo scavo che ho fatto questa mattina. Vedete un po' queste scarpe come sono ridotte, poveracce. Beh, hanno 2 anni, sono pieni di buchi all'interno, le uso soltanto per lavorare e affinché non perdono i pezzi, praticamente sono uno fatto così, le uso soltanto per questo motivo qui. Poi anche di belle, chiaramente, non è che sono totalmente tirchio, cioè. Ah sì, poi volevo anche provare a piantare questa, seminare questa, che qui in Inghilterra è parecchio famosa e dicono che va tutto l'anno, guardate un po', vedete, da gennaio a dicembre non ha nessun problema, la puoi tagliare di quanto hai bisogno, qua dicono, con le forbici, e questa continua a crescere, un'erbetta così. Proveremo. Intanto noi andiamo a vedere l'orto, i risultati che vi ho promesso nell'altro video che è uscito stamattina per me, ma è uscito lunedì scorso per voi, e andiamo a vedere un po' i risultati. Allora, ripartiamo sempre dalla nostra amica Peonia, che chiaramente ha perso tutti i fiori. Ho anche messo fuori le gambe, finalmente, le mie belle bianche gambe, tipiche da operaio. Sono bello abbronzato sopra e bianco sotto. E appena toglierò la barba ci sarà tutto il segno bianco della barba. Staremo a vedere. I lamponi, anche questi stanno crescendo, questo sta avendo un bel risultato. La lavanda l'avete già vista, questo è diventato enorme ormai. Andate a vedere cos'era nel video di San Valentino e andate a vederlo oggi. Queste sono le dimensioni, cioè è veramente gigante. Il laghetto, ragazzi, ho dovuto pulirlo un po' perché c'è una rana. Andiamo a vedere la rana. Il laghetto l'ho dovuto pulire, ragazzi, perché... Cosa succede con il laghetto? Se lasciate crescere troppo le ninfee, le foglie coprono completamente tutto quello che si può. Non è bene, perché dopo non passa più ossigeno e anche altre piante, sotto anche i tritoni, oltre alle rane. Quindi a me non piace che ci siano troppe foglie, è giusto lasciarle crescere, però non troppo. Poi qui ho gli altri lamponi, che anche questi sono cresciuti, guardate. Stanno crescendo, poverini, adesso li ho appena messi giù. Tutte le piante che vedete le ho messe giù nei primi video, che vi lascio sempre alla fine di questo video nella playlist. C'è sempre la playlist dell'Officina Vegetale. Ah, guardate qua la clematide. Guardate che bella. Ho dovuto anche questa qui potarla, perché notate come la parte secca si stava aggrovigliando attorno a quella fresca e la strozzava praticamente. Se invece noi andiamo a tagliare, la pianta si rigenera, non ha nessun problema. Guardate quanto grandi sono questi fiori, impressionanti, eh? Qui lasciamo crescere, sono mughetti spontanei.
Adesso è abbastanza secco perché continua a non piovere e fortunatamente io sto ancora usando l'acqua della l'acqua piovana dell'ultima cisterna che mi tengo sempre per ultima, quella grande blu. La Buddleia, sempre la mitica pianta delle farfalle. Andate a vedere il video scorso cos'era e andate a vedere oggi. Questa poi si riempie di fiori tra lilla e viola o rose, dipende. E poi chiaramente è un ottimo richiamo per le farfalle. Vedrete di quelle farfalle qui stupende. Questa devo tenerla potata corta, non posso farla morire perché a me non piace far morire le piante, ma la tengo chiaramente potata. Posso tagliare tranquillamente qui perché anche questa fa un cespuglio gigantesco. I nostri mitici tre vasi, andate a vedere sempre il video scorso, sempre il timo limone con tutti i suoi bei fiorellini viola, che è cresciuto ancora, mentre rosmarino e salvia più o meno sono rimaste uguali. La nostra bella lattuga che sto continuamente tagliando. Ho inserito questa retina qua che è sempre un tunnel, ragazzi, però cosa succede? Va bene per un sacco di cose, potrebbe anche, non so, passare non tanto per gli insetti, queste cose qua o gli uccelli, ma perché qui è pieno di gatti, tra cui anche i nostri. E con la retina evitiamo soprattutto che entrino. Il nostro bel Olo Red l'avete già visto l'altra volta. Io qui continuamente prendo le mie due o tre foglioline che mi servono, le carote le avete già viste anche lì. E qui c'è la novità. Vi ricordate quanto distrutte erano le mie zucchine, soprattutto questa che ha fatto da copertina l'altro video? E qua sta spuntando. Quindi vado a toglierla. Io direi di no, io vado a togliere soltanto quello che vedo che purtroppo ha sofferto con il freddo, con il gelo, però me lo lascio andare, il resto, anche quelli si stanno riprendendo un po' alla volta. Vedremo un po' questa cosa vuole fare, questa qui. Io comunque gli do acqua. Questa invece era quella piccolina che era nel vasino. Nel vasetto grigio in serra, sono venuto a piantarla fuori, che già ha più spazio, e infatti sta facendo nuove foglie. Passiamo ai fagioli, che anche questi completamente bruciati, vedete? Ancora dall'altra gelata, ma qui hanno fatto le foglioline nuove. Quindi diamogli la speranza alle piante che loro poi la natura lei da sola si arrangia. A noi basta, diciamo, amarli e coccolarli. Vorrei lergli bene non so, con la terra, non usando prodotti chimici o schifezze varie. Basta curarle. E qua guardate un po' cosa è successo. I pomodori. I pomodori, che eravamo rimasti qui come situazione, adesso guardate come sono ripartiti. Qui dovrò fare un intervento di potatura e legatura. Comincerò magari a mettere i paletti dove servono, perché poi dobbiamo anche aiutarli. Io li ho già pronti lì, ho tutto il bambù pronto qui volendo dietro. Questi sono pieni di fiori, li avete già visti l'altra volta, si sono anche questi ingrossati. Qua abbiamo quasi finito l'acqua piovana, che io ho lasciato aperto e qui dovrei mettere un filtro, però per ora non l'ho fatto, anche perché mi serve, devo toglierla e pulirla, ogni tanto voglio fare anche questa operazione qui. E l'ho usata tutta, mai usato l'acqua di rubinetto. E qua andiamo in serra, ragazzi, guardate le zucchine cosa sono diventate. Mostri. Sono enormi. Però è successo un problema di nuovo, sempre per colpa del clima inglese. Purtroppo troppo vento, ragazzi, mi ha fatto cadere una pianta. Adesso non ricordo bene se era quella o questa, ma dentro in serra era caduta e sapete bene che le zucchine hanno questo problema qui, che sono attaccate, cioè c'è uno stelo e sono molto, vedete? E quindi l'ho trovata completamente distrutta, staccata dal terreno. Adesso non ricordo se è quella o questa e vediamo cosa succede. Comunque queste sono le zucchine, sono bellissime, il nostro bel basilico è diventato ormai un albero e sono contento. Questo purtroppo era quello che era martoriato dai
dei vermetti, e in più ho preso anche la gelata quella scorsa. E vediamo, dai, gli do un po' di speranza. Devo tagliarlo, devo potarli perché non ho neanche tanto tempo. Continuo a lavorare, faccio un sacco di straordinari e quindi è un po' così. Però, dai, la Swiss Chard o le coste sono andate in semenza qui. Comunque, continuo a prendere anche altre foglie. E volete vedere la novità che io non mi aspettavo? Che nell'altro video avevo detto no, bocciate e. No, melanzane in Inghilterra no, bocciate. La melanzana è nata, incredibile, l'unica, perché ne abbiamo tre, è nata solo questa. Però dai, diamogli sempre un'opportunità alle piante, che poi loro in qualche modo ci ringraziano così, non lo so. Qui abbiamo sempre i nostri bei spinaci che ho dovuto cambiare di posizione. E laggiù, sotto lì, se la vedete, c'è la rucola che la lasciamo pure correre. Mentre le fragole, poverine, hanno avuto un po' di decessi, secondo me. A parte un paio che si sono riprese, le ho cambiate di posizione, le ho messe lì, ho fatto finta di dimenticarmi un po' con l'acqua. E infatti ho fatto bene. E non so se sia ideale. Guardate un po' qua cosa è successo. Vedete? E io non sono esperto, più che altro dovrei leggermi tutte le tabelle tecniche di ogni singolo prodotto, come facevo quando avevo la fioreria. Adesso ho molto meno tempo. E qua invece abbiamo provato con questi pomodorini qua e sono nati, guarda, li ho messi in questo vascone qua gigante perché ritengo che loro abbiano più spazio. Quindi una volta che crescono posso tranquillamente metterci dentro i due paletti oppure prenderli e metterli per terra da qualche altra parte. Ragazzi, come sempre, questi video finiscono qui in serra e spero che vi piacciono. Lasciatemi sempre, come sempre, il like se vi piacciono questi video e chiaramente iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta e ovviamente non posso fare ogni lunedì un video dell'officina vegetale, ma a periodi magari al termine di circa un mese raccolgo il tutto in magari un paio di video per non stancarvi e per renderli anche un po' frizzanti. Ecco, io voglio farvi vedere solo quello che mi sta succedendo qui attorno partendo da zero, quindi zero esperienza, zero soldi, zero tutto. In pratica qua ci siamo reinventati una vita e spero passi questo messaggio, ecco, tutto lì. Ok? Ci vediamo. See you later!